truffatore, mi hai ritirato una pazza isterica, una megalomane! L'hai conosciuta dallo psichiatra? Che volevi che fosse? E che cosa vuoi da me? Oh! E lasciatemi! Via, è finito. Ora sfogati. Tu. A fare così, cippa lì. Dategli un po' d'acqua. Via. Via. No. Whisky. Ingrata. Proprio ingrata. Io di così cosa potevo fare? Mi sono rimesso anche a lavorare in proprio. 5 tombe di famiglia ho fatto. Però. Le ho sacrificato tutto. Giù via. Non ci pensare, vuoi venire a prendere una boccata d'aria, eh? No. Vuoi che ti portiamo a far pipì? No. Che si potrebbe fare per svagarti? Ah, lo so. Si va alla stazione. Sì, giusto. Poni quello che ci vuole. A far che la stazione? Te non ti preoccupare. Piuttosto dacci una mano a convincere i Melandri. Ma che ci vuole a convincerlo? Caro Melandri, ascolta bene il parere di un clinico. Diagnosi. Una donna così tu non la reggi. No. Cura? Scaricala. Ma come faccio? Te ne vai. Piano piano. Ma certo. Hai un soprabito. E su in camera. Lascialo stare. Pianino. Andiamo. Ma come l'affronto? Ma che te ne frega? Che le dico? Niente, te ne vai e non ti fai più vedere. Ma loro come fanno? Via, bella com'è, un altro bischero lo ritrova tu subito. Non ti fare perdere tempo. Ma io l'amo! Zitto, ti sente? Queste sono cose secondarie, senza importanza. Ma poi ti basta. Anch'io ho sofferto. Ho sofferto come un cane per quasi 3/4 d'ora. Cammina su. Fate piano per le scale. Piano. Andiamo. Buon viaggio, signore! Aio, è già successo! Mi portassi! Fermi tutti, quello è mio, eh! Ma che parti sempre, sì! Sempre in mezzo me lo trovo! Ragazzi, sul binario 3, parti in locale per Empoli! Al binario 3! Chiaro, professore! Ma chi l'ha avuta questa idea? Chi l'ha inventata? Ragazzi, come si sta bene fra noi, fra uomini! Ma perché non siamo nati tutti in finocchi?